E vabbè, le ciaspole non le ho portate. Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Questa mattina, mercoledì 19 luglio 2023, mi sono alzato con un paio di pensieri. Il primo, chissà le mie adorate cascate in questo periodo come saranno? C'è acqua? Sono in secca? Chi lo sa? Secondo, con tutto questo caldo mi manca quella bella neve di quest'inverno. E allora ho detto: questa mattina vado alla ricerca di neve, voglio toccare un po' di neve, sì, questa è la mia idea di oggi, e a visitare qualche cascata, vediamo quale, per vedere se c'è acqua. Siete curiosi di scoprire tutto questo insieme a me? Ok, allora seguitemi in questa nuova avventura. Posti meravigliosi. Quello è Pizzo di Intermesoli, che si trova a 2630-2640, non ricordo bene. Eccoci arrivati alla cascata del Rio Arno. Qui ci tira un vento freddissimo. Allora, dopo aver fatto alcuni video qui nella splendida cascata del Rio Arno, seguito il mio cammino e vediamo cos'altro posso vedere oggi. Rio Arno bello in piena. C'è una sorgente, ne è vicino. Guardate quel pezzo di roccia. Che vento! Faccio un giro a 360 gradi per farvi vedere dove mi trovo. Che
Raggiunto questa grotta, vediamo cosa c'è. Wow, mi trovo a 1700 metri di altitudine. Allora, dopo aver mangiato il mio panino, preso il mio caffè che mi porto sempre dietro, esco da questa grotta, scendo giù e torno verso il punto di partenza. Quella è la neve dove sono stato prima. Altitudine 1700 metri, posto bellissimo. Ok, abbiamo preso la carta, tutto lasciato pulito come sempre e cominciamo a riscendere. Questa melodia tra il vento ed il canto dei grilli è meravigliosa.
Ed eccoci qua, siamo quasi arrivati alla strada asfaltata. Escursione terminata. Oggi ho percorso 12 km in circa 4 ore. Cascata meravigliosa, fiume stupendo, neve, bellissima giornata. Grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Sono un po' stanco, perché anche se in quota, ma fa caldo. Ciao!